possiamo cominciare così direttamente. Grazie. Buongiorno a tutti e a tutte, ben trovati. Stiamo per dare avvio a questo appuntamento in cui vogliamo confrontarci su quale sia la situazione attuale in merito all'acqua, elemento indispensabile per l'agricoltura. Si tratta di un argomento più complicato di quello che si può credere e con tanti soggetti interessati, numerose norme da rispettare ed equilibri da individuare. Anche quest'anno, in considerazione della situazione in cui ci troviamo, abbiamo ritenuto opportuno farlo a distanza, visto che anche da qualche tempo siamo tutti ormai diventati un po' più esperti all'uso delle piattaforme di videoconferenze simili. Vogliamo ricordarvi alcune cose perché possiate seguirci al meglio. Per qualsiasi problema tecnico è sufficiente comunicarci attraverso la sezione chat, quindi basta digitare e cliccare sulla pulsante chat, scrivere nel pannello la vostra necessità e poi fare l'invio. Appena possibile siete contattati per verificare come poter aiutarvi a risolvere il problema. Sarà possibile anche intervenire per porre domande ai relatori e per questo occorre utilizzare la funzione DR o QA a seconda della versione che avete installato sul vostro PC. Si procede allo stesso modo della chat, ovvero cliccare sul pulsante, digitare il testo e una volta finito premere invio. Gli interventi e domande saranno raccolte e poi presentati ai relatori al termine delle relazioni nel rispetto dei limiti di tempo che abbiamo a disposizione. Bene, per ringraziarvi della vostra presenza, stiamo per avviarci. Voglio ringraziare ovviamente i nostri relatori, della loro disponibilità. Alcuni sono presenti in sala qui della Federazione Provinciale Allevatori Trento, altri interverranno a remoto. Iniziamo i lavori, quindi do subito la parola al Presidente della Federazione Provinciale Allevatori, che ringrazio della loro ospitalità, Giacomo Broc. Prego, Presidente. Buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto porto il saluto della nostra struttura, della Federazione Allevatori, principalmente di tutti gli allevatori della provincia autonoma di Trento. Ringrazio CIA per questa giornata, non tanto per aver scelto la nostra sede, ma per aver puntualizzato su quel che è la problematica acqua, che per l'agricoltura trentina è sicuramente una delle grandi sfide del futuro. È una grande sfida perché i cambiamenti climatici chiaramente ci pongono questo obiettivo delle problematiche acque, anche perché vediamo in questi giorni, in questi mesi, la possibilità che la nostra provincia, tramite i canali del PNRR, possa fare dei grossi interventi per diminuire quel che è la portata dell'acqua o comunque valorizzare l'uso più consono, diciamo, dell'acqua. Io sono un allevatore, per cui porto un po' il saluto degli allevatori e anche faccio un brevissimo punto dello stato dell'arte dell'allevamento in provincia di Trento. Il nostro è un settore che vive soprattutto nelle zone più marginali della provincia, per cui non nelle vallate dove si può fare frutticoltura o viticoltura, ma principalmente nelle vallate, diciamo, meno vocate per quel tipo di cultura. Gli allevatori lavorano circa su 20.000 ettari di terreno che viene sfalciato e circa 90.000 di pascolo. Per cui voglio sottolineare l'importanza di questo settore nella tenuta in una nostra provincia. Magari dal punto di vista economico non è così importante, perché è un settore, dicevo, più marginale, ma dal punto di vista ambientale e soprattutto di mantenimento del territorio è sicuramente un settore importante. E non mi dilungo ulteriormente, perché oggi parliamo di acqua. Vi ricordo che in questi giorni ci stiamo muovendo a livello di nostro settore per la problematica delle materie prime. Va sottolineato la grande preoccupazione che abbiamo come allevatori, perché viviamo un periodo di grossa speculazione, di aumento delle materie prime e anche dal punto di vista energetico grossissime difficoltà. Ripasso la parola al direttore, ringrazio anche il presidente Calovi per aver scelto la nostra sede e per portare avanti queste battaglie, che sono delle battaglie molto importanti perché nel proseguo dell'attività agricola trentina, che di acqua ha bisogno, perché non si fa frutticoltura o viticoltura se non c'è acqua, però sappiamo anche bene che l'acqua non si può più usarla come eravamo abituati a usarla anni fa, ma in maniera più razionalizzata. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente. Do ora la parola a Roberto Stanchina,
assessore lavori pubblici, attività economiche, agricoltura e vice sindaco del Comune di Trento. Prego, assessore. Grazie direttore, grazie al presidente innanzitutto per l'invito, perché è sempre un onore essere con voi, in vostre discussioni, i vostri convegni. Porto chiaramente il saluto del sindaco Franco Ianeselli, che è impegnato in altre questioni, ma credo ci sia un video poi, non so se l'ha mandato, esatto, so che era, esatto. Ma ringrazio ovviamente tutti i relatori, tutti quelli che interverranno e sottolineo l'importanza che le amministrazioni siano presenti a questo tema, perché l'acqua insomma è uno dei temi che coinvolge parecchio anche quello che è l'amministrazione proprio dei luoghi e del nostro Trentino, come ha anticipato il Presidente della Federazione. Ho scritto una paginetta perché è importante definire bene cosa oggi andiamo a fare. Allora, l'acqua è essenziale per la vita, ma soprattutto è un bene di tutti. Questa è una semplice affermazione che non può certo negare l'intenso dibattito che si sta sviluppando, non da oggi, sulla gestione di questo preziosissimo bene. Di fronte ad un'informazione troppo spesso caotica, a volte strumentalizzata, che difficilmente ottiene l'effetto di comunicare realmente ed efficacemente al cittadino interessato idee, contenuti e progetti, un appuntamento come quello di oggi offre l'opportunità di fermarsi a riflettere, ad approfondire e a confrontarsi. In questo campo, come su molti altri campi che toccano direttamente in modo sensibile la qualità della vita dei nostri cittadini, il ruolo delle amministrazioni locali non può che essere attento, partecipe e consapevole. Il Comune di Trento ha dimostrato in varie occasioni di non essere assente. A partire dalla sottoscrizione del cosiddetto patto per l'acqua, che abbiamo stipulato assieme alla provincia autonoma di Trento, all'associazione regionale del WWF, a Italia Nostra, a Lega Ambiente, al Consorzio dei Comuni Trentini, un patto che sviluppa vari capitoli: l'acqua come bene di tutti, l'acqua come elemento di democrazia, acqua come solidarietà, acqua come risorsa limitata, acqua come ecosistema e acqua come educazione alla cittadinanza attiva. In tempi fortemente anticipatori, il nostro Consiglio Comunale si è impegnato a riconoscere e a ribadire alcuni principi fondamentali. Abbiamo fatto una deliberazione ancora nel 2010. Il fatto che l'acqua è un bene comune, un diritto umano universale, non assoggettabile a meccanismi di mercato. Il riconoscimento che la disponibilità e l'accesso individuale e collettivo dell'acqua potabile sono garantiti in quanto diritti inalienabili e inviolabili della persona umana, e si estrinsecano all'impegno a garantire ai cittadini almeno un minimo vitale giornaliero. La convinzione che la proprietà e la gestione del servizio idrico devono essere pubbliche e improntate a criteri di equità e solidarietà, anche in rapporto alle generazioni future e rispetto degli equilibri ecologici. Sono sicuro che anche oggi il confronto offrirà un importante contributo su questi temi, sulla discussione a questi temi e alla programmazione degli interventi futuri, soprattutto finalizzati a quello che sarà e dovrà essere un consumo consapevole di un bene prezioso e indispensabile come appunto l'acqua. Grazie mille ancora. Grazie per le sue parole. Ora, per avviare i lavori, do la parola al nostro presidente per il suo intervento. Prego, presidente. Grazie Massimo. Ma stiamo traghettando verso un futuro di incertezze. Eventi climatici estremi, pandemie, globalizzazione e conseguente instabilità economica dei mercati. Per questo dobbiamo investire in idee, in tecnologia, in risorse per anticipare quello che ci aspetta domani. Buongiorno a tutti, buongiorno anche da parte mia e dalla CIA del Trentino. E un saluto particolare ai nostri relatori, il dottor Romano Masè, dirigente generale del Dipartimento Agricoltura della provincia, all'assessore Giulia Zanotelli, assessore all'agricoltura e alle foreste, al dottor Herbert Dorfman, europarlamentare, a Lorenzo Cattani, che è il direttore del Consorzio di Miglioramento Fondiario del Trentino, e poi a Michele Careghini, che sta rappresentando quelli che con l'acqua ci devono fare i conti tutti i giorni, i nostri sindaci.
Ecco, la CIA del Trentino ha voluto organizzare questo convegno sull'acqua per fare un po' il punto della situazione in un territorio montano come il nostro, considerato da sempre serbatoio e riserva d'acqua dolce praticamente inesauribile. Purtroppo il cambiamento del clima ci pone degli interrogativi che, per quanto possibile, richiedono risposte, risposte concrete. Che fare dunque? Sicuramente non partiamo da zero. Nel passato in Trentino sono stati fatti grandi investimenti sulla risorsa idrica, grazie alla lungimiranza di chi ci ha preceduto e grazie anche alla nostra autonomia gestionale e politica, che anche su questo tema ha permesso di fare investimenti a misura di territorio. E poi un grazie anche alla presenza capillare dei consorzi irrigui e di miglioramento fondiario, che si coordinano all'interno della federazione provinciale. È vero, ce lo dobbiamo dire, siamo ben attrezzati, ma non per questo possiamo permetterci di dormire sugli allori. Una gestione sostenibile della risorsa idrica diventa imprescindibile a garanzia della sua continua disponibilità per tutte le utenze, in primis per quella civile. L'acqua è essenza per la vita umana, animale, vegetale e per tutte le attività economiche, e la sua tutela riguarda tutti. In maniera unitaria ce ne dobbiamo fare carico. L'agricoltura è il settore con un maggiore utilizzo dell'acqua, con stime che oscillano tra il 60 e il 70%. L'irrigazione delle piante, la difesa attiva dalle gelate tardive con impianti antibrina, naturalmente dove possibile, diventa imprescindibile per avere produzioni di qualità e che diano di riscontro un riscontro economico a chi coltiva. Poi c'è un'altra cosa, che l'acqua non sempre manca, a volte anche in eccesso, e bisogna drenarla, specialmente nelle zone depresse del fondo valle agricolo e urbano, con un ruolo fondamentale dei consorzi di bonifica. Ma l'acqua non è solo agricoltura, è in tutte le nostre case, l'acqua è industria. L'acqua è artigianato, è produzione di energia green, è sport, è turismo. Per questo è bene comune e per la sua preziosità è chiamata anche oro blu. Detto questo, queste anticipazioni forse anche un po' scontate, no? Vorrei, con l'aiuto dei nostri illustri ospiti, sviluppare alcuni temi sulla gestione di questa risorsa, con uno sguardo alla situazione attuale, sicuramente, ma soprattutto analizzare un possibile piano strategico per il futuro, anche in vista delle ingenti risorse messe a disposizione dal PNRR, riconoscendo a questo settore un ruolo di grande rilevanza. L'innalzamento delle temperature porta con sé eventi climatici estremi sempre più frequenti, lo vediamo tutti i giorni quasi, i ghiacciai che hanno un'importante risorsa, funzione di riserva, si stanno esaurendo piano piano e quindi ci dobbiamo attrezzare per riuscire ad accumulare l'acqua nei momenti di maggior disponibilità ed intensità. Realizzare bacini di accumulo in alta quota, oltre a sostituire in parte i ghiacciai non più eterni, garantirebbero l'approvvigionamento idrico anche alle malghe, ai rifugi d'estate e la possibilità dell'innevamento artificiale in inverno. Inoltre, garantirebbero una gestione
preventiva di quei fenomeni estremi, trattenendo le piogge torrenziali e prevenendo di conseguenza i disagi idrogeologici e salvando il fondovalle dalle piene di fiumi e torrenti. Anche i consorzi di miglioramento fondiario, dove possibile, si devono attrezzare per l'accumulo, puntando anche loro all'autosufficienza, anche nell'ottica di un aumento del rilascio minimo vitale dei torrenti, ormai prossimo. Poi non dobbiamo dimenticare la rigida disciplina di utilizzo delle acque che sono soggette a concessione pubblica e che il pubblico tenta di mantenere un equilibrio, no, tra utenze, fabbisogno e ambiente. Viene inoltre coinvolto anche chi vive i territori, con le amministrazioni in primis, che devono mediare le richieste di utilizzo rispetto alle proprie esigenze, a quelle ambientali, a quelle turistiche, a quelle economiche. E quindi è ben vero che l'acqua è bene comune, ma quando si vanno a prelevare risorse in altri territori nascono inevitabili meccanismi di difesa e tensione che sarebbe bene evitare. Ma l'acqua non basta farne riserva, ma è necessario massimizzare l'efficienza degli impianti irrigui per adeguare i prelievi alla minor disponibilità d'acqua. Gran parte della superficie agricola trentina è gestita con impianti a goccia, attualmente il miglior sistema di utilizzo in agricoltura. Questi impianti, però, sono spesso consortili, vengono gestiti con turnazioni fisse, calendarizzate, anche se tutti gli agricoltori sanno benissimo. E il fabbisogno idrico non è uguale in tutti i terreni. Quindi serve investire in tecnologie avanzate nella gestione degli impianti antibrina e formazione dove FEM potrebbe giocare un ruolo sicuramente fondamentale per un uso più attento e sostenibile. L'Unione Europea sta normando con molta attenzione l'uso delle acque, ponendo vincoli e limiti al loro utilizzo e chiedendo un'attenta vigilanza attraverso specifiche normative. A questo si collega la qualità delle acque e la tutela dei laghi e fiumi, torrenti, da contaminanti di varia provenienza, siano essi agricoli, industriali o civili. E poi, per concludere, ci siamo noi che utilizziamo per uso domestico questo bene, compiendo quel gesto abitudinario di aprire il rubinetto, incuranti della preziosità di quella risorsa, spesso pronti a lamentarci per qualsivoglia anomalia, e i sindaci lo sanno benissimo. La mia generazione, che è cresciuta negli anni del boom economico, ha sicuramente una minor sensibilità rispetto a quella dei miei genitori, a quella precedente e anche quella, forse, a quella che ci seguirà. Mentre scrivevo giù questi appunti per questa relazione di oggi, mi sono venuti in mente i miei genitori, e loro sì, si rendevano conto della preziosità di questo bene. Se era quella spina, serrala ben perché la sgoccia, smorza la luce, no? Queste erano frasi quasi quotidiane. Bene, io credo, sono convinto, e lo dico prima innanzitutto a me stesso,
credo che la diffusione della cultura di un uso più attento di questo tesoro debba partire proprio dentro le nostre case e poi nelle scuole, nelle università. È un atto dovuto per garantire ai nostri figli e ai figli dei nostri figli la fortuna della disponibilità di questo bene che abbiamo avuto noi. Grazie per la vostra attenzione e per la vostra pazienza. Io ridò la parola a Massimo e buona mattinata a tutti. Grazie, grazie Presidente, grazie. E purtroppo Assessore e Vicepresidente Mario Tonina ci ha comunicato che non potrà partecipare e quindi do la parola al Dottor Andreatta, Dirigente del Dipartimento Territorio, Trasporti e Ambiente, per un suo saluto. Prego, Dottor Andreatta. Buongiorno, solo flash, naturalmente più adeguati di me ci sono il collega Masè e naturalmente l'assessore Zanotelli. L'assessore Tonina, così, nel ringraziarvi per il lavoro quotidiano, così intendeva anche dare atto che la collaborazione tra lui e il suo assessorato, l'assessorato dell'assessore Zanotelli è necessaria e proficua. Recentemente a dicembre è stato approvato in via preliminare il piano di tutela delle acque e naturalmente il colloquio tra le strutture che si occupano di ambiente e quelle che si occupano di agricoltura è continuo e costante, appunto proficuo, e con il dottor Masè ci sentiamo spesso e anche con lui abbiamo recentemente e meno recentemente analizzato tutti i profili che attengono alla tutela di questo patrimonio che si chiama acqua, anche in funzione di quell'uso che il codice dell'ambiente indica come prioritario appena dopo quello potabile e ai fini anche di agguantare ove possibile quelle risorse che l'Unione Europea ci mette a disposizione proprio per immaginare la razionalizzazione dell'uso dell'acqua a partire dai bacini di accumulo, a partire dalla connessione di vari sistemi. Quindi, ripeto, a nome dell'assessore Tonina un grazie, un buon lavoro a tutti e sapendo appunto che la provincia che ha tante facce su questi temi è molto unita e solida. Grazie. Grazie, grazie anche a lei, dottor Andreatta. Grazie mille del suo intervento. Al dottor Romano Masè, che è appena stato citato proprio dottor Andreatta, dirigente del Dipartimento di Cultura della provincia autonoma di Trento, abbiamo chiesto se può fare un inquadramento generale dell'argomento. Prego, dottor Masè. Buongiorno, buongiorno a tutti. Per la presentazione vi chiedo se mi pare che la vedete, si tratta solo di vedere se riusciamo a metterla a schermo pieno. Ecco, dovrebbe esserci. Quando basta che ci dia il via per far avanzare le diapositive quando... No, ma forse dovrei farcela io perché l'ho caricata io. Ah, vediamo, perfetto. Bene, allora buongiorno a tutti anche da parte mia, grazie a CIA per l'invito che mi è stato rivolto. In relazione ai tempi che mi sono stati affidati ho scelto di fare una presentazione forse un po' alta, ma i tempi sono davvero stretti e la tematica, come abbiamo già sentito dai primi interventi, è davvero molto complessa e soprattutto articolata. Parlare di acqua davvero si potrebbe parlare anche solo nell'ambito agricolo per molto tempo. Quindi ho fatto la scelta a partire peraltro da cose che abbiamo già sentito, no? Rispetto al valore della risorsa acqua in termini generali e anche nello specifico per il settore agricolo. Questa frase è significativa, l'acqua è vita e senza acqua non può esserci agricoltura, no? Lo abbiamo già sentito dire sia dal vice sindaco sia dal presidente di CIA. E anche abbiamo sentito, quindi vado veloce, dire insomma qual è il problema. In Trentino di acqua davvero ce n'è tanta, il Trentino è una terra ricca di acqua ed è una terra per la quale l'acqua, la risorsa acqua rappresenta davvero tanti valori, valori ambientali, valori paesaggistici, valori collegati, anche questi termini sono già stati usati, alla qualità della vita e poi tutta una serie di valori economici.
diretti, indiretti, insomma, in riferimento all'utilizzo idroelettrico della risorsa acqua che storicamente caratterizza il nostro territorio e determina ricadute importanti di tipo economico e non solo per questo territorio, è sicuramente nota e di grande valore. E c'è anche l'aspetto poi agricolo, che è quello che oggi ci interessa. Tuttavia non possiamo riposare sugli allori, perché le cose stanno cambiando e soprattutto rispetto al passato stanno cambiando rapidamente a livello globale, ed è per certi versi proprio la velocità del cambiamento l'elemento di novità che caratterizza questa fase, e poi, come vedremo, anche a livello locale, mi verrebbe da dire ovviamente, perché non possiamo certo essere e considerarci un'isola felice. L'incremento della temperatura, non mi soffermo su questa cosa perché è ormai all'ordine del giorno, ne sentiamo parlare tutti i giorni, l'obiettivo di restare entro i 2 gradi di incremento rispetto a quella che è la tendenza che vedete esprimere bene da questo grafico, con questa impennata che caratterizza le ultime fasi temporali, che sono piccolissima cosa rispetto all'orizzonte temporale del nostro pianeta. Temperature che crescono in maniera differenziata, e registriamo purtroppo tutta una serie di eventi estremi di tipo climatico che poi per il settore agricolo, che è un settore che tipicamente si svolge in grande prevalenza all'aperto, ne è fortemente condizionato. Di questo vediamo i segni, c'è ancora qualcuno scettico rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici, ma insomma tutti i dati, tutti gli indicatori ci dimostrano che i ghiacciai, quelli marini e continentali, si stanno riducendo, si alza il livello del mare, il permafrost si degrada, gli oceani si riscaldano, gli eventi estremi sono sempre più frequenti. Un 10% di perdita di superficie della calotta artica parla da solo rispetto a questa grande risorsa di acqua per il nostro pianeta. Anche rispetto all'agricoltura ci sono tutta una serie di ricadute che anche nel nostro piccolo Trentino purtroppo registriamo. Io mi concentrerei sulla parte in arancione che caratterizza l'Unione Europea affacciata sullo specchio del Mediterraneo. Vediamo, cala la risorsa idrica, aumenta di conseguenza il rischio di siccità, le ondate di caldo, si incrementa anche con la desertificazione il rischio di erosione, ci sono variazioni sul periodo vegetativo, di conseguenza insomma il fenomeno delle gelate è uno dei fenomeni con il quale dobbiamo fare i conti, si modifica in genere in senso riduttivo la resa delle colture e calano, ovviamente sono dei ragionamenti medi, no, che riguardano tutti quei paesi affacciati sul Mediterraneo, le aree di coltivazione ottimale. Se noi diamo un'occhiata al nord Europa e al centro Europa ci rendiamo conto che i fenomeni sono per certi versi diametralmente opposti. Ma anche il Trentino, lo dicevo poc'anzi, non è esente da questi fenomeni. Il caso dei ghiacciai è quello più emblematico, basta confrontare delle fotografie, li vedete, fotografie del ghiacciaio dell'Adamello 1900-2010, si commenta da sola, cioè stiamo perdendo volumi molto significativi, addirittura in certi casi interi ghiacciai, ma certamente volumi molto significativi di risorsa acqua. Ma poi gli effetti li vediamo anche in particolare sulle acque superficiali, ma anche probabilmente sulle acque di falda, con situazioni che in maniera purtroppo ricorrente, anche con una certa frequenza, si presentano. Qui sono alcune foto del Fersina, e la conoscete tutti, il bacino idroelettrico di Santa Giustina. E allora come si pone e come si deve porre, come diceva giustamente il presidente Calovi, guardando in avanti l'agricoltura e il settore agricolo? Partiamo dal cosa è stato fatto, perché indubbiamente ci sono davvero tante cose, anche questo è stato detto, che sono state fatte. No? Noi abbiamo circa 20.000 ettari oggi irrigati,
la stima dell'utilizzo, dell'esigenza di risorsa idrica annuale viaggia intorno ai 50-60 milioni di metri cubi di acqua, poi chiaramente dipende dall'andamento stagionale. Abbiamo, anche questi sono già stati citati, un sistema organizzato con circa 250 consorzi di miglioramento fondiario, circa 200 schemi irrigui, 600 opere di presa, e a partire da questo sistema, ripeto, per fortuna organizzato su base cooperativa, grazie a tutta una serie di investimenti pubblici e privati, già importanti passi in avanti sono stati fatti. Dalla foto si vede subito, no? Da un'irrigazione prevalentemente a pioggia siamo passati oggi ad un'irrigazione prevalentemente a goccia, mi pare che siamo intorno all'80%, da prelievi prevalentemente in superficie in continuo, che quindi risentono anche delle fasi di siccità dei corsi d'acqua. Stiamo investendo, è un percorso ancora in essere, in particolare la Val di Non, l'area che ha investito di più per tutta una serie di motivi, su bacini d'accumulo che quindi consentono di accumulare l'acqua appunto quando ce n'è ampia disponibilità, per poi utilizzarla nelle fasi di criticità. Siamo intorno ai 2 milioni di metri cubi ad oggi immagazzinati in quota. Ma diamo anche uno sguardo velocemente a cosa è necessario fare, cioè guardando in avanti quali sono le sfide. Io qui ho usato il termine rivoluzione, sfida, alla fine ho scelto il termine crisi, nel senso letterario del termine, cioè la crisi intesa come decisione forte che va assunta in un momento di cambiamento, che poi crea anche tutta una serie in qualche modo di sconvolgimenti. Allora, la prima crisi che ho voluto evidenziare è quella tecnologica. Anche di questo è stato parlato, però l'agricoltura trentina potrà fare un ulteriore salto di qualità passando da quella che l'avete vista prima, la crisi infrastrutturale, cioè il grosso investimento che è già stato fatto sulla rete infrastrutturale, attraverso un altrettanto deciso investimento sulla tecnologia. Telerilevazioni, dati satellitari, sensori, agricoltura di precisione, big data, cioè tutto quello che oggi la tecnologia ci mette a disposizione per ridurre i costi, incrementare la competitività e aumentare di conseguenza la resilienza, cioè la capacità del sistema di rispondere ai cambiamenti. Ma voglio anche sottolineare, perché è strettamente connessa alla crisi tecnologica, la crisi funzionale, cioè la necessità di passare, ovviamente sono delle semplificazioni per far emergere i concetti, da un uso esclusivo che ha caratterizzato anche il recente passato, cioè l'acqua per irrigare i pomi, come vediamo dalla foto, ad un uso multiplo della risorsa, perché questo indubbiamente ci consente di, accanto al risparmio che potremmo mettere in campo grazie alla tecnologia, di risparmiare ulteriormente attraverso un approccio di sistema, ma anche valorizzare meglio gli investimenti che vengono fatti. Cioè, se io faccio un investimento non solo pensando ad un uso esclusivo, ma ad un uso multiplo, cioè mi pongo il problema del potabile, ovviamente restando nell'ambito agricolo, della prevenzione rispetto agli eventi estremi, del tema anche dell'uso ricreativo. Insomma, vedete, un bacino ad uso irriguo come quello in foto è tranquillamente un bacino che può anche assumere una valenza in qualche modo paesaggistico ricreativa, l'idroelettrico e così via. Quindi la necessità di affrontare quella che ho chiamato questa crisi funzionale attraverso un approccio di sistema. Un altro elemento di crisi che è strettamente collegato ai primi due e diventa per certi versi una conseguenza obbligatoria è quello che ho chiamato della crisi organizzativa, cioè della governance dell'acqua, che deve andare al di là della governance dell'acqua in agricoltura per entrare in una logica anche organizzata di governance dell'acqua a livello, mi verrebbe da dire, provinciale e di ambiti omogenei. Anche qui con una semplificazione estrema, quindi passare
da un approccio individuale che guarda le esigenze dei singoli, siano essi consorzi o altri ambiti territoriali, ad un approccio integrato di sistema. Si collegano evidentemente le cose anche alle crisi alle quali ho fatto cenno, perché senza una in qualche modo revisione dell'approccio organizzativo diventa impossibile mettere in campo le scelte tecnologiche e diventa impossibile avere un approccio multifunzionale all'utilizzo della risorsa. L'ultima crisi, e mi avvio davvero a concludere, cercando quindi di rispettare i tempi che mi sono stati dati, è quella culturale. Anche a questo è già stato fatto cenno negli interventi precedenti. Cioè c'è davvero la necessità che si maturi la consapevolezza di tutte le cose che già sono emerse nell'ambito di questa prima parte del convegno. Prendere consapevolezza per poi investire, appunto affrontare la crisi in maniera decisa. Qua ho voluto richiamare uno degli aspetti strategici per l'agricoltura del futuro, cioè il tema della gestione del rischio, quindi una gestione non solo ex post, con gli strumenti che la gestione del rischio mette a disposizione, assicurazioni, fondi di mutualità, strumenti per la stabilizzazione del reddito, ma che guarda sempre più anche la prevenzione, cioè guarda a monte per garantire, come c'è scritto nella slide, nel tempo stabilità, solidità economica e finanziaria, il che poi implica anche tutta una serie di ricadute di interesse pubblico che nello specifico l'agricoltura può assicurare e assicura per la nostra comunità. Le conclusioni anche qui potevano essere molto articolate, ma ho preferito limitarmi a tre riflessioni. La prima, perché può essere anche una domanda, quindi cerco di anticiparla, ma a fronte di questo quadro, cosa può fare e cosa sta facendo l'amministrazione pubblica? Ho inserito alcune, chiamiamole parole chiave, tipiche di una pubblica amministrazione. Può di sicuro stimolare, promuovere, accompagnare, creare le condizioni affinché il sistema possa affrontare quelle crisi nella maniera più efficace possibile. Alcuni esempi, il percorso che abbiamo affrontato, in particolare insieme alla Federazione dei Consorzi di Miglioramento Fondiario, insieme al Consorzio Trentino di Bonifica, ma direi insieme proprio anche ai colleghi del Dipartimento diretto da Andreatta. Cioè quello di preparare il nostro sistema attraverso un approccio integrato alle sfide, parliamo ancora di sfide, del PNRR. Ci tornerò poi su questo aspetto, come vedete, nel terzo punto. Mi viene da dire, pur a fronte anche qua delle ombre che caratterizzano questo percorso, che anche l'approccio al progetto Val di Non, Valli del Noce, Acqua Valli del Noce, che pure ci ha visto lavorare insieme con i colleghi dell'ambiente, ha in sé degli elementi di positività. Quantomeno rispetto alla maturazione di quelle consapevolezze di cui vi parlavo, ma l'amministrazione sta anche mettendo in campo un progetto pilota per la parte tecnologica, ha messo in campo un supporto attraverso i PEI, cioè i partenariati per l'innovazione, e sta accompagnando tutta una serie di iniziative che cercano di affrontare le crisi di cui sopra. Anche la FEM, lo richiamo anch'io, è stato fatto riferimento dal presidente Calovi, ma non c'è dubbio che su queste traiettorie, su questi percorsi, la FEM può e deve giocare un ruolo importante. Cosa può fare il sistema agricolo organizzato? Ho scritto anche qui, per semplificare al massimo, prendere consapevolezza delle crisi e affrontarle con decisione, con uno sguardo che va oltre l'agricoltura. Quindi mi fa piacere che ci siano anche i rappresentanti, il sindaco di Pinzolo del mio comune, che saluto, e il vice sindaco di Trento, perché la relazione con le amministrazioni locali su questo tema è strategica. E quindi l'agricoltura, proprio per quello che può essere il risparmio di tipo quantitativo, ma anche il contributo al miglioramento della qualità delle acque,
deve giocare un ruolo strategico di prospettiva per salvaguardare l'economia agricola, ma dall'altra, come dicevo, anche per contribuire al miglioramento, al mantenimento di questa risorsa. Ultima considerazione rispetto all'opportunità straordinaria del PNRR, qui il commento che ho fatto è bicchiere mezzo pieno, bicchiere mezzo vuoto. Perché mezzo pieno? Mezzo pieno perché siamo riusciti con questo lavoro a cui facevo cenno a mettere sul tavolo, a inserire in priorità progetti per 80 milioni di euro, 12 milioni di euro di progetti sono già finanziati nel piano Invasi, però mezzo vuoto perché l'approccio, a mio avviso, è stato un approccio, diciamo, tradizionale, cioè quelle crisi che ci dovevano stimolare rispetto ad un approccio funzionale, ad un approccio multi, uso della risorsa, ad un approccio organizzato che guarda al sistema in maniera integrata, probabilmente ancora una volta non c'è stato in questa fase. Chiudo con questa considerazione di citazione di Darwin: non è il più forte della specie a sopravvivere, né il più intelligente, ma il più reattivo al cambiamento. Cioè si giocherà anche il futuro dell'agricoltura, la nostra capacità di reagire, di essere resilienti in maniera efficace ai cambiamenti e alle sfide che ci aspettano. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille, grazie dottor Masè dell'inquadramento che è sicuramente molto completo e molto indicativo della complessità del mondo dell'acqua. E do ora la parola all'assessore agricoltura, foreste, caccia e pesca, Giulia Zanotelli, proprio per approfondire la parte politica di quanto fa l'amministrazione provinciale. Prego, assessore. Grazie mille, buongiorno a tutti, ringrazio per il gradito invito su un tema che ci vede non soltanto in questa fase, ma ci dovrà vedere anche in futuro responsabili e sempre più attenti ad una serie di dinamiche e di criticità che si presentano e si presenteranno. Credo che già il dottor Masè abbia fatto un punto significativo del lavoro che l'amministrazione provinciale ha portato avanti e condotto in questi anni, ma anche sugli obiettivi che l'assessorato e il dipartimento si pongono in collaborazione con i soggetti del mondo agricolo, perché questo deve essere assolutamente, come ricordato su più tavoli e in più occasioni, un lavoro di sistema dove ogni soggetto deve essere organizzato e responsabile rispetto alle progettualità che devono essere portate avanti. In questa fase, come ha già evidenziato anche il dottor Andreatta, la sinergia tra i dipartimenti, quindi il dipartimento del dottor Andreatta e il dottor Masè e gli assessorati mio del vicepresidente Tonina, è sempre stata un dialogo sinergico e improntato al confronto rispetto a una materia, come si ricordava, complessa e che vede al centro, sì, in questa fase e in generale nel mondo dell'agricoltura, però anche una serie di usi che vengono fatti ovviamente dell'acqua. Quindi anche le partite collegate al supporto, all'accompagnamento di progetti che vengono presentati dalla Federazione dei Consorzi di Miglioramento Fondiario, dagli stessi consorzi, oppure dal Consorzio Trentino, di Bonifica, è comunque sempre stata seguita puntualmente dalle strutture, dalla parte politica della provincia. È chiaro che in tutto questo si incastrano una serie di temi che toccano l'aspetto fondamentale dell'innovazione e della tecnologia, che sono dei presupposti imprescindibili, collegandosi anche alla gestione del rischio, che è un altro degli strumenti che è trasversale, peraltro non soltanto al settore dell'acqua, ma anche eventuali crisi che possono colpire anche dal punto di vista dei mercati il mondo agricolo, e sulle quali l'amministrazione provinciale continuerà a portare avanti dei ragionamenti importanti insieme al mondo agricolo. Innovazione e tecnologia, il dottor Masè ricordava l'attivazione di un gruppo che abbiamo voluto fortemente, composto dai maggiori centri di ricerca del nostro territorio, quindi stiamo parlando della Fondazione MAC, FBK e dell'Università, proprio per andare a individuare delle soluzioni puntuali e di prospettiva sulla gestione, sull'organizzazione, sull'efficientamento di questa risorsa che già vede il Trentino rispetto al panorama nazionale molto avanti, ma sul quale, appunto, essendo così lo stato delle cose, non possiamo fermarci. Dobbiamo pretendere sempre di più e lo possiamo fare soltanto se c'è sinergia
tra i soggetti del mondo agricolo e le istituzioni del nostro territorio. Quindi una rete, se necessario, una riorganizzazione anche dei soggetti che si occupano della partita dell'acqua, che è un altro dei temi che abbiamo affrontato negli scorsi mesi, nelle scorse settimane, proprio per tenerci pronti rispetto all'apertura di importanti risorse a livello nazionale. Una delle prime indicazioni che è stata data da parte della sottoscritta all'inizio di questa legislatura è stato: andiamo a prendere le risorse anche fuori dai bilanci della provincia e del PSR, considerato che parliamo anche in Trentino di progetti importanti, non soltanto dal punto di vista di sostegno economico, ma proprio di sistema e di complessità, e quindi dobbiamo fare in modo di essere pronti e strutturati per andare a interfacciarci con il governo anche nazionale rispetto a bandi che si apriranno e che si sono aperti, consci che in passato qualche sforzo in più da questo punto di vista, a parere mio, poteva essere fatto e alcune partite forse sono state perse. Questo non significa proprio piangersi addosso, significa strutturarsi e collaborare per riuscire a intercettare anche risorse importanti che possono arrivare dal contesto nazionale e non soltanto provinciale. Sicuramente un aiuto significativo, come diceva il dottor Masè, è arrivato dal famoso bando, o comunque più bandi che si sono aperti in questi mesi, toccando il recovery, dove sono stati caricati e sono stati dichiarati ammissibili degli importanti progetti presentati dai nostri consorzi. Ora si dovrà capire l'evoluzione degli stessi, considerato che rispetto alle richieste che sono arrivati dai territori, quindi province autonome e regioni, il budget a disposizione non è sufficiente a ricoprire tutta la graduatoria di questi progetti ammissibili. Gli assessori hanno già fatto presente al ministro, vista la rilevanza del tema acqua, l'opportunità, la necessità di andare a reintegrare queste risorse. Si dovrà però capire in fase di istruttoria tecnica quali progetti poi rimarranno in campo a livello nazionale e come eventualmente questa graduatoria potrà scorrere per arrivare anche ai progetti della provincia autonoma di Trento. Su questo va rimarcato, a maggior ragione, che è stato attivato proprio grazie anche all'input che è arrivato dall'assessorato del Dipartimento, un tavolo che ha visto coinvolti appunto la provincia, il Consorzio Trentino di Bonifica, la Federazione dei Consorzi di Miglioramento Fondiario, per un raccordo sull'individuazione delle maggiori progettualità da poter appunto presentare proprio su questi bandi. Quindi è stato un lavoro duro, un lavoro lungo, un lavoro intenso, che però ha portato queste progettualità quantomeno ad essere dichiarate ammissibili all'interno dell'allegato 1. Il lavoro non si ferma qui, ulteriori bandi sono stati aperti con altre risorse che arriveranno fortunatamente sul nostro territorio e altri potranno e si apriranno nei prossimi mesi, e quindi dobbiamo assolutamente tenerci pronti grazie a proprio questo lavoro di sinergia che deve esserci e che è già stato attivato, ribadisco, negli scorsi mesi. Qui gioca un ruolo fondamentale ovviamente anche l'aiuto e il supporto, come ricordavo prima, che il mondo della ricerca può dare, consapevoli che i cambiamenti climatici stanno interessando anche il nostro territorio. Quindi, oltre a tenere in considerazione che il Trentino fortunatamente è un territorio sul quale l'acqua è presente, dobbiamo attentare su come viene utilizzata quest'acqua, quali eventuali mezzi tecnologici possono essere messi a disposizione del mondo agricolo per efficientare ancora più il loro utilizzo e soprattutto quale organizzazione si può dare anche sul nostro territorio affinché questo possa accadere. Quindi, come diceva anche il dottor Masè, questo è un tema molto complesso che chiaramente in pochi minuti è difficile anche da affrontare, ma che vede tutta una serie di soggetti presenti. L'auspicio ovviamente da parte mia, come ricordato in più occasioni agli interlocutori e agli autori del mondo agricolo, è che ci sia una forte presa di responsabilità, un adeguamento se necessario organizzativo e gestionale al compito che ci spetta e che spetta ai soggetti deputati che rappresentano questi progetti e che poi devono essere messi a terra, di seguire tutta la parte istruttoria e tecnica anche a livello nazionale, con dei bandi che sono complessi, con delle figure che servono per essere messe a disposizione, quindi figure tecniche, non sono solo i progettisti, ma appunto figure che
possono anche intercettare gli aspetti innovativi legati alla tecnologia, appunto, delle nuove strumentazioni, e quindi mettere a fattore comune un sistema, facendo in modo che il Trentino ancora una volta possa risultare il territorio di laboratorio anche sotto l'aspetto irriguo, ribadendo ancora una volta che sicuramente siamo molto avanti, ma questo non ci deve indurre a fermarci o a tentennare rispetto anche a cambiamenti che magari naturalmente devono intercorrere o devono essere messi in atto anche sotto questo aspetto. Sappiamo che il tema acqua è un tema inserito all'interno delle politiche europee, le politiche nazionali, ma è un tema che stiamo seguendo anche come tavolo verde, consapevoli delle grosse sfide che ci spettano. Quindi ribadisco ancora una volta la necessità di lavorare in maniera collaborativa, e ribadisco collaborativa, tra tutti i soggetti del mondo agricolo se questi risultati vogliono essere raggiunti. Quindi questo è l'obiettivo che ci poniamo, sapendo appunto che il percorso è lungo, che il percorso ha bisogno della parte della ricerca, della parte tecnica, ma anche bisogno di obiettivi chiari e seri. E sono degli obiettivi che dovremmo darci anche in questa fase di revisione ed inizio della nuova programmazione del PSR 23-27. Quindi vi ringrazio e vi auguro un buon convegno. Grazie Assessore, grazie anche del suo intervento. Ora darei la parola all'europarlamentare Herbert Dorfman per avere l'inquadramento europeo. Prego, onorevole. Buongiorno da Bruxelles, saluto tutti, scusate che non posso essere con voi questa mattinata, ma purtroppo devo stare qui a Bruxelles per impegni in Parlamento. Sì, argomento molto interessante quello dell'acqua, dove già tanti aspetti sono stati ricordati da chi ha parlato prima di me. Fatemi dare veloce riassunto di quello che sta succedendo in questo momento qui a Bruxelles a livello di Unione Europea. Abbiamo appena concluso il lavoro sulla riforma della politica agricola comune, che chiaramente influisce, come anche il dottor Massé ha voluto ricordare prima, sulla questione dell'acqua, in quanto è stato, diciamo, ridefinito anche il secondo pilastro, da dove provengono i finanziamenti importanti anche nel settore irriguo. Però, come sapete, è stato ricordato nella trattativa per il Recovery Fund Next Generation EU, che poi diventa in Italia PNRR, è stato incluso un elemento importante anche sulla questione della gestione delle risorse idriche. Adesso ci aspettano altri argomenti importanti che contrassegneranno un po', diciamo, questa seconda fase della legislatura, che è iniziata appena qualche giorno fa. È soprattutto l'argomento del cambiamento climatico, la lotta al cambiamento climatico, l'obiettivo che si è posto l'Unione Europea a ridurre le emissioni di CO2 del 55% fino al 2030. Se vogliamo raggiungere questo obiettivo dobbiamo agire adesso, e lo facciamo sotto con un pacchetto chiamato Fit for 55, quindi pronti per diminuire del 55%, e a livello dell'agricoltura con due documenti importanti. Uno è la strategia Farm to Fork, l'altro è la strategia sulla biodiversità. E quindi io penso che sull'acqua ci sono due aspetti di fondamentale importanza. Uno è già stato ricordato e ci arriverò dopo. L'altro, che forse meno è stato ricordato fino adesso, è la questione dell'agricoltura anche la responsabilità dell'agricoltura per la qualità delle acque, perché la strategia Farm to Fork si pone due obiettivi importanti quando si parla di qualità delle acque, e cioè riduzione del 50% della dispersione di fertilizzanti
nelle falde e una riduzione dei prodotti antiparassitari del 50% entro il 2030. Ed è chiaro che soprattutto anche nelle nostre zone dove per fortuna la qualità delle acque è ancora molto alta, deve essere anche un obiettivo dell'agricoltura diminuire al massimo, diciamo, la dispersione di elementi chimici dannosi nelle acque. E questo lo stiamo già facendo con la direttiva nitrati, una direttiva che verrà o è in attuazione anche da noi e che chiaramente presenterà delle sfide o porterà delle sfide soprattutto per il settore zootecnico, mentre la diminuzione della perdita o di prodotti antiparassitari anche nelle falde è un problema più nel settore frutticolo e nel settore vitivinicolo. E quindi e poi chiaramente c'è la seconda questione che è quella dell'acqua utilizzata per l'irrigazione. Qui, come è stato ricordato, da una parte ci sono finanziamenti importanti nel Recovery Fund ed è chiaro che il cambiamento climatico porterà purtroppo a necessità sempre più elevate di acqua per l'irrigazione, o possiamo forse dire porterà a necessità di irrigazione. Dobbiamo fare in maniera che l'acqua oggi esistente verrà utilizzata in una maniera ottimale, sapendo che gli interventi di irrigazione dovranno per forza aumentare. E quindi io mi rendo conto della difficoltà ed anche dell'onere burocratico che è già in essere, niente di nuovo, e nel piano di sviluppo rurale nella riforma del piano di sviluppo rurale, quindi il secondo pilastro della PAC che abbiamo deciso qui a Bruxelles, poco è stato riformato rispetto agli obblighi per chi costruisce impianti di irrigazione. Mi rendo conto che la misurazione delle acque, anche un eventuale pagamento del canone sulla base del consumo, non è un argomento facile per l'agricoltura, perché potrebbe aumentare i costi, soprattutto quando parliamo di un pagamento dell'acqua utilizzata in base all'utilizzo. E sinceramente ritengo, non so fino a che punto questo è un argomento in Trentino e in Alto Adige, c'è stato un grande dibattito l'uso di contatori dell'acqua nel sistema irriguo. Io penso, se vedo i costi degli impianti di irrigazione che si costruiscono, io non penso che il contatore d'acqua sia un elemento importante di costo. Qui dobbiamo anche essere un po' sinceri. Io credo che se noi vogliamo raggiungere gli obiettivi che sono stati detti anche da chi ha parlato prima di me, quindi una ulteriore spinta alla ricerca per irrigare meglio, per consumare meno, anche un'agricoltura di precisione, questo sarà un argomento importantissimo, irrigare solo quando c'è effettivamente necessità. Noi dobbiamo premiare chi consuma meno. E un calcolo del canone sulla base dell'utilizzo dell'acqua potrebbe essere un contributo per sostenere questa ricerca e per premiare chi consuma meno, quindi spingere anche su investimenti che purtroppo spesso sono importanti, molto onorosi per chi investe su questo settore. Ma qui ribadisco, poche saranno le novità rispetto a quello che conosciamo già dal PNR del 2013, che già prevedeva specifici obblighi nel caso di nuovi impianti di irrigazione
sia per quanto riguarda l'impianto stesso, ma proprio anche per il calcolo dell'utilizzo dell'acqua, la, diciamo, la bontà del bacino idrico, la sostenibilità del progetto rispetto al bacino idrico utilizzato. Ultimo argomento che voglio ricordare è, nonostante tutti gli impegni, almeno io credo che nonostante tutti gli impegni e anche i finanziamenti che sono a disposizione per sviluppare impianti di irrigazione, costruire impianti di irrigazione, avremo sempre di più situazioni dove bisogna anche chiedersi se i costi sono sostenibili. Questo non vale sicuramente per l'agricoltura intensiva, per la frutticoltura, per la viticoltura, ma vale per le zone di montagna, dove già oggi, io vedo almeno nella mia provincia di Bolzano, abbiamo progetti, grandi progetti di irrigazione che per prato stabile sostanzialmente, dove bisogna chiedersi se gli investimenti danno senso. E quindi ancora di più diventa importante la gestione del rischio. Avremo anche in futuro zone dove, o non, mettiamo in un'altra maniera, non sarà possibile irrigare tutto. Però ci sarà anche su queste zone dove non è possibile irrigare un aumento degli anni dove c'è un danno da mancanza d'acqua, quindi da siccità. E quindi è importantissimo a mio avviso che i nuovi meccanismi che abbiamo sviluppato negli ultimi anni, quindi soprattutto i fondi di mutualità, di mutualizzazione nell'ambito della gestione del rischio, vengano attivati soprattutto anche per le zone di montagna. Ancora di più perché, come sapete, con questa riforma della PAC abbiamo tolto il 3%, stiamo per togliere il 3% del primo pilastro per investire proprio sulla gestione del rischio. Io penso che una provincia come quella di Trento, che è sempre stata all'avanguardia ed è tuttora all'avanguardia quando si parla di gestione del rischio, è bene che si lavori anche su questo fronte, essendo ancora una volta una provincia in prima fila quando ci sono da sviluppare nuovi meccanismi di gestione del rischio, nuove idee su come utilizzare, diciamo, il fondo disponibile a livello italiano, a livello nazionale per la gestione del rischio. Grazie. Grazie onorevole anche per lo sguardo europeo che ci ha potuto dare. E proseguiamo con sono stati citati in più di un intervento la gestione collettiva dell'acqua in Trentino, per cui invito il direttore Lorenzo Cattani a raggiungersi qua al tavolo per il suo intervento e per dare uno sguardo anche da parte della Federazione Provinciale dei Consorzi Irrigui e di Miglioramento Fondiario. Prego, direttore. Grazie anche da parte mia, grazie per questo invito, anche da parte del Presidente della Federazione Ottavio Girardi. Grazie veramente per gli interventi di spessore che ho potuto ascoltare, interventi che hanno inquadrato in maniera direi molto precisa il fenomeno irrigazione in provincia di Trento. Un grazie particolare al Presidente Calovi per la relazione che definirei di spessore, che ha toccato i gangli vitali del fenomeno irrigazione nella nostra provincia senza glissare o sottacere anche sui problemi più spinosi. Quindi, come dire, una relazione molto sincera, e questo è estremamente importante. Detto questo, senza ripetere cose che sono già state dette,
potremmo provare a inquadrare un attimino la realtà peculiare della provincia di Trento relativamente appunto al fenomeno irrigazione. Una realtà peculiare che ha una storia peculiare che deriva sicuramente dall'autonomia. Quando parliamo dei consorzi di miglioramento fondiario, di organi di autogoverno che assieme alle ASUC sono eredi delle antiche carte di regola ancora di origine feudale. È una realtà, come sicuramente sapete, che si trova nella nostra provincia, nella provincia di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta. Il resto del territorio italiano è gestito in maniera diversa. Quindi questo è un primo dato di fatto. Abbiamo oltre 200 consorzi, generalmente appunto di antica fondazione, fortemente radicati nelle proprie comunità, a volte a livello comunale, a volte sovracomunale, ma qualche volta anche a livello frazionale. Nonostante questo, lo sottolineo con forza, si tratta di organizzazioni che hanno una gestione assolutamente efficiente ed efficace, anche con particolare riferimento all'aspetto economico. Quindi questo è un caso in cui si può dire che piccolo è bello, ma oltre che bello è anche efficace ed efficiente. Del resto il nostro territorio ha una conformazione orografica così specifica, una frammentazione dei terreni che mal si presterebbe a una gestione eccessivamente centralizzata. Diciamo che ogni presidente di consorzio di miglioramento fondiario che lavora a stretto contatto e con una stretta conoscenza del proprio territorio opera sostanzialmente gratuitamente e questo favorisce appunto questa vicinanza. Presidente Calovi prima ha parlato, mi pare, di democrazia, di organizzazioni democratiche, e quindi da questo punto di vista direi che i consorzi sono sicuramente un esempio virtuoso di democrazia. Dicevamo circa 240 consorzi, di cui la maggior parte consorzi di miglioramento fondiario del primo grado e un numero più ridotto di consorzi di secondo grado, cioè consorzi di consorzi. Il 98% di questi consorzi sono associati alla federazione che ho l'onore di dirigere. Il 78% della superficie irrigata provinciale è irrigata a cura dei consorzi di miglioramento fondiario, che quindi irrigano oltre 15.500 ettari. Quindi possiamo dire senza timore di smentita che si tratta degli attori principali dell'irrigazione trentina. Nelle relazioni che abbiamo sentito prima sono stati toccati argomenti molto, molto interessanti e anche appunto degli aspetti di criticità. Sicuramente è necessario a questo punto riflettere su quelli che possano essere i futuri sviluppi di questo assetto e fare questo pensando al nuovo senza, rinnegare il vecchio o l'esistente e soprattutto pensando che qualsiasi evoluzione deve partire da solide basi. L'agricoltura insegna che senza radici non si va lontano. Dico questo per rivendicare questa peculiarità del nostro territorio, dico questo per rivendicare i
risultati che sono stati raggiunti anche e forse soprattutto grazie agli interventi contributivi che sono stati fatti dalla PAT o da altri soggetti in questi decenni. La provincia ha investito fortemente nel settore dell'irrigazione e quindi se ci troviamo un'irrigazione così moderna, nel nostro sito abbiamo scritto l'irrigazione più moderna d'Italia e credo che questo fatto non sia smentibile, anche se non significa che siamo arrivati, l'irrigazione più moderna d'Italia, ma questa affermazione deve essere una base di partenza per progredire ancora e migliorare ancora, secondo quanto abbiamo sentito, cioè migliorare cercando sostanzialmente l'utilizzo delle nuove tecnologie che ci vengono messe a disposizione. E anche qui ripeto quello che è già stato detto, da noi l'irrigazione ormai è sostanzialmente a goccia, quindi da questo punto di vista resta poco ancora da convertire, per cui l'innovazione adesso deve toccare gli aspetti, i settori forse più complessi del risparmio idrico. Quindi risparmio idrico per fronteggiare i cambiamenti climatici, per ridurre le conseguenze economiche di questi cambiamenti climatici e per salvaguardare la produzione in presenza di eventi estremi. Come migliorare in futuro? Ovviamente conversione dei rimanenti sistemi di irrigazione obsoleti, riduzione delle perdite di infrastruttura che per la verità nei nostri casi sono veramente ridotti, sicuramente puntare sui bacini di accumulo che purtroppo non sono ammessi a finanziamento in questa fase dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e in generale un uso intelligente della risorsa idrica. Possiamo fare un quadro su questo, su questa prospettiva offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo presentato per i consorzi soci 14 importanti progetti che sono stati in questa fase preliminare ammessi a finanziamento, quindi sono in graduatoria, vanno ora attuati e saranno soggetti a procedura di controllo e verifica necessarie per concretizzare il finanziamento. Speriamo di riuscire a superare questa fase di verifica. Noi come federazione siamo molto impegnati ad assicurare il necessario supporto ai consorzi. Sono quasi 43 milioni di progetti per la riconversione del sistema di irrigazione verso sistemi a più alta efficienza e 41 milioni che rientrano nelle iniziative volte a contrastare la riduzione delle perdite. Ecco, questo, anche se ripeto è un dato conosciuto, è il riepilogo dei progetti che sono entrati in graduatoria. Io credo che anche per raccogliere gli spunti che sono stati forniti da chi mi ha preceduto, sia appunto necessario immaginare e pensare a come si possa fronteggiare questa necessaria evoluzione. Il vice sindaco del comune di Trento ha parlato prima dell'acqua come elemento di democrazia. I consorzi di miglioramento fondiario sono assolutamente democratici
e per nulla centralisti, per i motivi che abbiamo visto. E portano avanti una storia ultra secolare, una storia che credo vada valorizzata, un patrimonio assolutamente da non disperdere e, come dire, un sistema gestionale a cui apportare gli opportuni adeguamenti. Penso che in accordo ovviamente con la provincia si possa o si debba addirittura passare attraverso la costituzione di consorzi d'ambito, che potrebbero essere un'evoluzione dei consorzi di secondo grado, come già è stato parzialmente fatto, pur con tutte le difficoltà del caso, in Val di Non. Però è evidente che quando si inizia un qualcosa di nuovo, inevitabilmente come dire, si sconta la mancanza di esperienza e ci si trova anche a, così, a sondare un terreno vergine. Quindi da parte della federazione, ma sicuramente anche da parte dei consorzi, la strada a qualsiasi evoluzione è aperta. È aperta la strada allo studio di qualsiasi forma nuova, di qualsiasi collaborazione con altri soggetti, ovviamente nel rispetto ognuno dei propri ruoli. Per cui io credo che l'irrigazione in provincia di Trento e i soggetti che la esercitano saranno in grado, con l'aiuto della provincia e anche dei sindacati agricoli, che sono un soggetto molto importante, saranno in grado di evolversi, di fare fronte a queste nuove sfide e io penso che sulla base di questo si possa guardare al futuro con una sufficiente dose, diciamo così, di fiducia. Ultima nota, permettetela forse di orgoglio, leggevo stamattina il rapporto sullo stato dell'irrigazione in Trentino Alto Adige fatto da INEA nel 2009. Ci sono molte cose interessanti, anche se si tratta di dati un po' datati. A pagina 51 leggo testualmente, parlano dei ruoli, quindi di quanto gli agricoltori sono tenuti a pagare, ed è riferito ovviamente alla provincia di Trento. Inoltre, attraverso il ruolo irriguo, gli enti ripartiscono tra gli utenti del servizio anche eventuali costi di investimento, caso del tutto raro nel resto del paese. Quindi, come dire, credo che debba essere per tutti i consorzi di miglioramento fondiario ed anche per gli agricoltori, che sono quelli che alla fine sostengono le spese e gli investimenti che i consorzi realizzano, un punto di orgoglio, quello di dire che sicuramente noi possiamo approfittare di importanti contributi provinciali e speriamo anche di poter approfittare di importanti contributi nazionali, e faremo il possibile per intercettare quanto più possibile questi contributi. Ma credo che sia appunto un elemento di orgoglio quello di poter dire che i nostri contadini ci hanno sempre messo del loro e non si tireranno indietro se per migliorare lo stato delle cose sarà necessario mettere altri soldi. Vi ringrazio. Grazie direttore del quadro che ha dipinto un po' il lavoro che questi enti stanno facendo sul nostro territorio. Quindi sentiamo la parte che più è interessante anche avere il loro punto di vista proprio di chi amministra il territorio, e quindi invito il sindaco di Pinzolo Cerghini a raggiungerci al tavolo, perché in effetti noi abbiamo citato questa mattina proprio
la grande tentacolarità dell'acqua, del fenomeno acqua, che coinvolge moltissimi elementi. E uno tra questi che sta diventando sempre più rilevante è proprio il ruolo degli amministratori, che hanno ruolo sia di chi deve cedere l'acqua, ma ci sono anche territori che vanno a chiedere acqua, quindi c'è un difficile equilibrio tra l'esigenza e la disponibilità. Quindi a lei, grazie. Grazie a lei anche Presidente e a chi ha organizzato questo convegno, che parlo quasi per ultimo, quindi tutti i contenuti ho potuto apprezzarli per la qualità e per il livello. Quindi io magari entrerò più nello specifico a parlare quella che è la realtà quotidiana di chi amministra un territorio. Vorrei contestualizzare il comune che amministro io, il comune di Pinzolo. È un piccolo comune perché abbiamo 3.000 abitanti, un comune che però si sviluppa su un territorio abbastanza vasto, 70 km quadrati. Andiamo da Pinzolo, diciamo che la località capoluogo, a 700 metri, 750, per andare fino a Campo Carlo Magno a 1.700. Passiamo attraverso Sant'Antonio Mavignola, che è una bellissima frazione, e Madonna di Campiglio, che tutti conoscono per l'aspetto turistico. Ha ricordato il Presidente l'acqua e turismo, mi ha colpito, l'acqua e turismo. Sì, per noi l'acqua è turismo, perché lo è in estate, lo è in inverno, lo è per la neve, ahimè quante polemiche per questi bacini di accumulo per fare la neve per i nostri turisti. L'ha ricordato prima Romano Masè, che proprio da questo territorio che io amministro viene e sa benissimo la realtà. Un territorio che nello scenario trentino già ricco, l'ha detto proprio il dottor Masè, è uno dei più ricchi, no? Il fronte che va verso l'Adamello, verso la Pressanella, è un territorio che di acqua ne è ricchissimo, quindi la realtà di Pinzolo forse può sembrare una realtà non così toccata da questa problematica, ma invece proprio chi nel passato ha avuto la migliore quantità di acqua che in questo momento deposa il problema di quello che sta succedendo. Pinzolo, ho detto prima, è un territorio molto particolare, va dagli 800 ai 1.700, diverse frazioni, abbiamo più di 20 sorgenti dal quale attingiamo per fare la nostra rete idrica. Abbiamo una ventina di sorgenti, però quelle importanti sono una decina, 5 per Pinzolo, una per Sant'Antonio, 2 per Campiglio, 2 per il campo. Perché dico questo? Perché delle 20 sorgenti, 3 negli ultimi 5, 6, 7 anni hanno perso quasi il 50% della portata che avevano in passato. Quindi sono segnali importanti che forse in primi momenti, ma cosa sarà successo? Lo sappiamo cosa sta succedendo. C'è un cambiamento climatico che ormai non è più un episodio annuale, ma è qualcosa che ormai si sta consolidando nel tempo. I dati che ha presentato sempre il dottor Masè sono chiarissimi, questo picco che va verso l'alto. Quindi anche noi ci stiamo ponendo il problema e do alcuni dati per capire un comune di 3.000 anime come può gestire la propria rete idrica. Noi abbiamo un utilizzo annuale medio di 55-60 litri al secondo, che sono comunque una portata già importante per un comune come il nostro. Arriva però a picchi stagionali dei 180-200 litri al secondo. Si parla di 16-17 mila metri cubi giorno. Ovviamente noi il picco l'abbiamo nel 27, 28, 29 e il 30 di dicembre, in momenti di massima affluenza arriviamo anche a 50.000 persone presenti sul territorio, quindi sono dati importantissimi. Il Comune di Pinzolo ha 150 strutture alberghiere, più di 100 hanno il centro benessere, quindi una richiesta di acqua fra le 5 e le 7 l'ora del benessere. Quindi l'acqua è, abbiamo detto, è quotidianità, turismo e benessere, è tutto quello che può chiedere un cittadino, senza spingermi poi in quello che è l'aspetto agricolo che avete tutti voi affrontato in maniera molto, molto dettagliata. Noi siamo in cima, no? Quindi è importante non sprecare a monte se vogliamo darla a valle per poi fare dell'agricoltura quello che deve essere, no? Quindi l'irrigazione. Quindi l'ho detto, utilizzi spropositati, uso questo termine, di acqua. Quindi nel periodo natalizio che va dal 26, perché poi anche quest'anno con tutte le difficoltà abbiamo avuto una presenza massiccia, dal 26 all'8, 9, 10 di gennaio il Comune di Pinzolo mette in rete 250.000 metri cubi d'acqua. Sono dati importantissimi. Abbiamo parlato di accumulo, di razionalizzare l'utilizzo. Come fa un comune così a sopportare questi picchi? Noi abbiamo la grande fortuna di avere degli accumuli naturali. Il Comune di Pinzolo può captare dal lago di Serodoli per Madonna di Campiglio attraverso quest'opera di presa e dal lago di Cornisello per Pinzolo, altrimenti sarebbe impensabile gestire questi picchi di utilizzo in questi momenti dell'anno di grande afflusso turistico. Quindi sarà sempre più importante l'aspetto degli accumuli, quindi dobbiamo preservare questi ghiacciai che abbiamo visto dalle foto stanno, ahimè,
ogni anno lasciando spazio al territorio non più invaso da queste bellissime lingue di ghiaccio, e questo è un segnale che deve a tutti noi dare degli input importanti. Voglio arrivare così a quello che può essere il lavoro degli amministratori, perché poi il legislatore deve mettere in campo tutte quelle iniziative per dare le risorse, per dare le linee, per intervenire e per evitare gli sprechi che tutti noi vogliamo combattere. L'amministratore locale, che poi è in prima linea, deve cercare di far così maturare questa consapevolezza. Il termine consapevolezza l'ho dato sempre Romano, il dottor Romano, è qualcosa che deve essere fondamentale. La consapevolezza di chi fa il legislatore e quindi mette in campo le leggi per affrontare questa difficile partita dell'acqua in un futuro in cui il cambiamento climatico è fondamentale, la consapevolezza dell'amministratore locale che non deve più ridurre gli investimenti, perché non nascondiamo che i sindaci del passato, quelli lungimiranti, non avevano paura a investire sottoterra per le reti, per l'efficienza dei sistemi di distribuzione, e non si accontentavano di fare piazze o grandi strutture che erano magari dal punto di vista elettorale più premianti, no? E lo vediamo oggi chi nel passato ha lavorato, lo vediamo perché i comuni che hanno una rete efficiente, un sistema di distribuzione equilibrato, oggi lo stanno pesando e stanno dando risultati importanti. Quindi non bisogna aver paura in futuro a investire in infrastrutture che magari non si vedono, perché la qualità degli accumuli, la qualità della distribuzione, la tecnologia, quindi telecontrollo, telelettura, è fondamentale anche nei piccoli comuni, perché non è tanto lavorare sui 150, 180, 200 litri al secondo in quei 15 giorni di Natale o di Ferragosto, è importante lavorare sui 50 litri al secondo di tutto l'anno, perché se li portiamo a 30, perché comunque c'è una perdita sulla rete, fondamentalmente, lo abbiamo notato, dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo evitare il più possibile che il sistema idrico, anche locale, possa avere delle difficoltà. La consapevolezza che deve avere l'amministratore locale è quello di superare anche, si fa anche attraverso i consorzi, perché noi per esempio come non l'abbiamo, però non dobbiamo aver paura a lavorare con acquedotti, con reti, con accumuli anche sovracomunali. Ormai bisogna andare oltre il piccolo comune, perché il piccolo è bello, ma bisogna anche lavorare sull'efficienza, soprattutto in tematiche che devono avvicinarci tutti a una scelta comune, che è quella della salvaguardia di un bene prezioso che è l'acqua. Da ultimo, non voglio trascurare neppure quella che è la consapevolezza dell'utilizzatore finale, perché è evidente che l'acqua è sempre stata considerata un bene sì prezioso, ma un bene che c'era comunque, a prescindere. Oggi deve partire questa consapevolezza. Non è più così, non sarà più così. Quindi bisognerà razionalizzare l'acqua, dobbiamo trovare il modo, la forma di capire come razionalizzare l'acqua. Non vuol dire chiudere i rubinetti, può voler dire magari chiudere le fontane in certi periodi dell'anno, perché anche l'acqua che zampilla da una fontana può essere bellissima dal punto di vista turistico, però io ho avuto un'esperienza nel 2016 in cui ho dovuto chiudere le fontane per evitare di andare in difficoltà dal punto di vista non tanto della quantità di acqua, ma della pressione, perché come sapete quando ci sono strutture alberghiere che chiedono bisogna poter dare, e poi avere la forza come amministratori di chiedere attraverso tutte le iniziative che si possono fare, a volte anche rinunciando agli ordini di urbanizzazione piuttosto che a degli interventi quando si fanno dei piani forti di lottizzazione o di investimento, di fare degli interventi mirati. Noi abbiamo avuto una struttura che tutti conoscono, 5 Stelle, molto importante, che a fronte di un investimento importante ha fatto anche delle opere di mitigazione come le vasche d'accumulo, le vasche di compensazione e dei rami specifici di acquedotto per strutture importanti. Quindi non bisogna trascurare nulla, perché anche il dettaglio in una partita come quella dell'acqua è fondamentale. Quindi credo che questa consapevolezza che ci deve accomunare tutti ci fa dire che oggi si apre uno scenario diverso che ormai non possiamo più nascondere, che è quello della prospettiva che ci deve portare tutti a lavorare perché quest'acqua deve essere salvaguardata. Una volta c'era, una volta non mancava, anche se è stato detto che i nostri anziani, io vengo da un territorio che fa dell'agricoltura, della sussidiarietà, della ruralità, uno degli aspetti cardine, perché il turismo è venuto dopo, era la Varendena, era la Valle della Trisa, la chiamavano, quindi potete immaginare, una volta si faceva economia su tutto, il mondo è cambiato, oggi però credo che possiamo dircelo non solo per quello che stiamo vedendo a livello climatico, ma anche per quello che ci ha portato la pandemia, il mondo sta ancora tornando a cambiare, e chi
prima è capace a livello culturale di assorbire questi cambiamenti, credo che prima sarà capace di reagire a queste grandi modifiche che stanno investendo un po' tutto il nostro territorio, non solo trentino, ma a livello mondiale. Quindi questo è un aspetto importante, una tematica che voi avete dato l'attenzione oggi, coinvolge tutti i comuni, non solo i comuni trentini, ovviamente, quindi è una tematica che dovrà prendere piede e dovrà essere affrontata sempre più da chi ha la responsabilità di darsi delle linee guida e da chi, come me, deve amministrare i piccoli comuni, che comunque, pur essendo piccoli, hanno delle grosse responsabilità per quello che riguarda l'utilizzo dell'acqua. Grazie. Grazie del suo intervento. Ora abbiamo l'intervento del professor Antonio Agostino Gavazza, di FEM, che è stato un ente citato più di una volta nei nostri interventi. E dovrebbe essere in collegamento. Eccomi qua, sono collegato. Grazie mille. Ecco, prego. Bene, grazie a tutti per l'invito. Sono contento di poter partecipare a questo convegno che tratta aspetti importanti per gli agricoltori e non solo per gli agricoltori, perché la Fondazione MAC da sempre è impegnata per lo sviluppo e per il progresso del mondo agricolo, che non vuol dire solo curare gli aspetti agronomici, ma anche curare gli aspetti, l'interazione con l'ambiente e con la società, che, come è stato detto, anche col turismo, perché l'agricoltura è parte fondamentale per la nostra regione, anche del paesaggio, e quindi ha una valenza turistica importantissimo. Come è stato detto diverse volte già oggi, la consapevolezza che c'è adesso è quella che le risorse non sono più infinite e che ogni risorsa, quando viene consumata, richiede del tempo per essere rigenerata, e questo vale per tutti, ma soprattutto con l'acqua. L'acqua non è infinita neanche in una regione di montagna, ma è una risorsa finita. Questo mi fa pensare che, per esempio, qualcuno prima ricordava che ha i capelli bianchi un po' come me. Io ricordo che quando ero giovane il problema della montagna era favorire il deflusso delle acque per evitare le piene. Adesso vedo con soddisfazione che la tendenza è invece a cercare di trattenere l'acqua per evitare che vada dispersa, perché comincia a non essere più una risorsa infinita. Cosa fa allora la Fondazione MAC nel settore dell'acqua? Lo affronta su tantissimi, tantissimi livelli. Affronta aspetti, come ha detto qualcuno, sia quantitativi che qualitativi. Quantitativi soprattutto è importantissimo per l'irrigazione. Se si è passati da un'irrigazione prevalentemente a pioggia a un'irrigazione a goccia, è stato fatto grazie al contributo, al supporto, alla sperimentazione, alla ricerca prima e all'sperimentazione poi fatta dalla Fondazione MAC, e alla capacità della Fondazione, che è una delle sue funzioni principali, di trasferire i risultati della ricerca al territorio. Ma adesso ci sono ulteriori sviluppi con irrigazioni sopra chioma che vengono studiati per, in funzione sia di irrigazione, sia di protezione da gelata, sia eventualmente di riduzione di volumi per trattamenti fitosanitari. Quindi riduzione della quantità d'acqua utilizzata in agricoltura, questo grazie anche allo sviluppo di una rete agrometeo importante, perché cura l'acquisizione, la trasmissione, l'archiviazione di dati relativi all'acqua che entra nel sistema trentino e può valutare la quantità di acqua disponibile per l'agricoltura. Questo anche attraverso lo sviluppo di nuove tecnologie,
di app che sono messe a disposizione anche degli utenti, grazie alla messa a punto di sensori per misurare la quantità di acqua del terreno e quindi per dire dove, quando e quanta acqua serve per l'agricoltura, in particolare per l'agricoltura, e tutto questo consente la messa a punto di modelli previsionali per l'agricoltura che sono già abbastanza funzionali per prevedere sia eventi a breve termine, come possono essere le gelate, come potrebbe essere, ma è ancora molto difficile, le grandinate, che spesso sono eventi estremi e che portano molto danni, ma possono essere modelli anche per studiare gli eventi a lungo termine, i cambiamenti climatici, che sono eventi sì lenti, ma ahimè lenti ma inesorabili, verso i quali è molto difficile effettuare contrastarli. Però ecco, la conoscenza, la creazione di modelli presuppone, consente la predisposizione di tecniche per mitigare e adattare questo. Per quello che riguarda gli aspetti invece qualitativi dell'acqua, ovviamente l'agricoltura ha un impatto, diciamo, sull'inquinamento dell'acqua, che può essere diffuso o puntiforme. Nel campo dell'inquinamento diffuso, FEM lavora sui sistemi antideriva per ridurre la deriva dei trattamenti antiparassitari che possono disperdere nell'ambiente molecole che invece devono essere localizzati solo dove e quanto serve. Anche su questo ci sono dei sistemi mobili e anche su questo si può lavorare con sistemi fissi. Ma è importante per evitare questo tipo di inquinamento anche la creazione di aree di rispetto o di siepi vicino ai frutteti, attività per le quali la Fondazione fa attività di formazione e di consulenza. Questo per quello che riguarda l'inquinamento diffuso, ma c'è un inquinamento puntiforme che può essere casuale per manovre errate, ma può anche essere dovuto alle attività di caricamento, di miscelazione, di sbaltimento dei prodotti antiparassitari o di lavaggio delle mani. Ecco, anche su questo molta formazione è stata fatta in sede e sul territorio per aumentare la consapevolezza degli operatori nei confronti di questi pericoli per la diffusione nell'ambiente di molecole pericolose. Il monitoraggio delle acque è costante e riguarda corsi d'acqua e riguarda laghi del Trentino, per i quali viene valutata la qualità degli indici biologici, quindi lo stato di salute delle acque, la presenza di tossine algali, di fioritura algale, la qualità della fauna ittica endemica o introdotta con finalità anche di pesca, ma anche da specie aliene di diversi tipi, dai gamberi, come si chiama, gambero americano, che tanti danni fa all'ambiente e che possono ridurre la biodiversità. Questa biodiversità, che è un valore fondamentale per la sopravvivenza dell'ambiente e che è studiata a vari livelli, anche a livelli molto avanzati, con tecniche di genomica avanzata, che non sono state applicate solo alla vite o al melo da tanto tempo, ma anche per valutare la qualità ambientale. Quindi questo per quanto riguarda tutto l'ambiente, ma poi c'è anche tutto l'aspetto dell'acquacoltura. L'acquacoltura è un settore che consuma acqua e che ha un impatto sulle acque e per i quali si stanno studiando nuovi
metodi per utilizzare mangimi utilizzati da sottoprodotti dell'agricoltura e migliorare il benessere della fauna ittica e quindi renderla più sostenibile e quindi migliorare anche la qualità delle acque reflue. Le acque reflue che sono anche l'ultimo aspetto che volevo un po' descrivere delle attività che svolge la Fondazione, che riguarda l'aspetto di economia circolare, quindi riutilizzare quello che era considerato uno scarto, quindi acqua da buttare via, che diventa un'acqua che può essere reimmessa in un circolo virtuoso e da cui ottenere biomasse o vari digestati, ma anche dell'acqua di qualità migliore. Tutto questo avviene grazie a investimenti che la Fondazione sta facendo anche su persone. Di recente, proprio per migliorare anche l'impatto dell'agricoltura sull'acqua e su tanti altri aspetti ambientali, è stata istituita un'unità di ricerca in AgriTech che si occupa di nuove tecnologie digitali in agricoltura e di agricoltura di precisione ed è stata potenziata anche proprio l'unità di economia circolare proprio per migliorare le interazioni che l'agricoltura ha con l'ambiente. Io mi fermerei qui per descrivere un po' le attività che riguardano l'acqua della Fondazione MAC, perché non vorrei entrare, anche perché non le conosco tutte a livello tecnico in modo approfondito, ma spero di aver fatto una panoramica per far capire quale sia l'impegno che è notevole e a tutti i livelli, dall'ambientale all'agronomico al sociale della Fondazione MAC nel settore acqua. Vi ringrazio. Lei, grazie mille, professor Cavazza, anche di averci dato questo sguardo di cosa può essere l'interesse anche di un istituto importante come Codifem e di quanto può essere di supporto per le nostre attività. Una sola precisione, non sono professore, non vorrei abusare di un titolo che non ho, ecco. Comunque, va bene, niente. Intanto grazie comunque del suo intervento, grazie mille. Grazie. E diamo ora la parola a Ito Gilmozzi, che è direttore di ANARE, l'associazione di tutela della razza rendena, per un suo intervento. Prego. Grazie per l'invito, Presidente e Direttore. Intervengo volentieri, mi ha dato lo stimolo l'immagine proiettata dal dottor Masè del mitico Darwin, che tra le tante cose intelligenti che ha detto ha anche detto che chi sopravvive sono i più reattivi al cambiamento. Io volevo in questa sede qua, anche perché siamo nella sede della Federazione Provinciale Allevatori di Trento, evidenziare i cambiamenti nel miglioramento genetico. Mi occupo di miglioramento genetico, che ci sono stati in questi anni di lavoro. Io non per meriti, purtroppo, ma per età, sono più di 30 anni che mi occupo di miglioramento genetico, per cui ho visto quali sono stati i cambiamenti. 30 anni fa, appena assunto a lavorare per l'Associazione Allevatori di Razza Rendena, l'obiettivo era, ma era un po' per tutte le associazioni, migliorare il latte, far tanto latte, tralasciando tutto il resto. Poi c'è stata un'evoluzione veramente notevolissima del miglioramento genetico, anche in funzione delle mutate sensibilità, in particolare ambientali. Tanto è vero che, da quello che si diceva 30 anni fa, aumentiamo la quantità di latte, a quello che si dice adesso le parole chiave del miglioramento genetico per tutte le associazioni allevatori, e di questo va dato merito agli allevatori, e peccato che non c'è adesso il Presidente della Federazione, perché era giusto dar merito anche al Presidente della Federazione Allevatori di Trento, di due sono le parole chiavi: benessere e sostenibilità ambientale. Capite ben che il difetto che forse abbiamo come genetisti, come mondo degli allevatori, è non evidenziare in maniera adeguata questo grande lavoro che viene fatto in questo senso. Spesso la comunità
ha un'immagine un po' distorta del mondo dell'agricoltura e anche del mondo della zootecnia, visto a volte anche come un mondo che fa danni più che migliorarne, più che dare risposte positive. Teniamo presente, è ovvio, che l'agricoltura, come ha ben detto il Presidente nel suo intervento, consuma dal 60 al 70% di acqua, per cui una quantità notevolissima. D'altronde, stando in zootecnia, il latte è fatto all'85% da acqua, per cui è ovvio che l'acqua del latte da qualche parte dovrà pur venire fuori. Ma come fanno concretamente gli allevatori, come hanno fatto in questi anni gli allevatori a tener conto di questo, a portare avanti una zootecnia più in sintonia con l'ambiente, più anche ai fini dell'effetto serra, una diminuzione dei danni per l'effetto serra prodotto dagli allevamenti? E questo mi preme sottolinearlo, perché in pochi al di fuori dello stretto mondo nostro lo sanno. In questo momento qua, in zootecnia, che si punta sul benessere animale che è evidenziato ad esempio nel caso dei bovini dal numero di cellule somatiche del latte. Adesso si selezionano gli animali che danno da questo punto di vista più garanzie, quindi animali più sani. Ecco, che influenza hanno gli animali più sani nei confronti della gestione migliore dell'acqua? Animali più sani vuol dire che vivono di più, c'è meno bisogno di sostituzione, meno animali che vengono allevati a parità di produzione. Capite bene che questo è un aspetto sicuramente positivo, porta a una riduzione della produzione di acqua. Ma non è solo questo, poi c'è sostenibilità ambientale. Mi preme sottolineare questo perché in pochi lo sanno. E guardate che non è che riguarda una razza invece che l'altra, riguarda tutte le razze allevate. Si sta selezionando adesso gli animali per parole inglesi, residual feed intake. E cos'è che vuol dire sta roba? Questa roba vuol dire che si selezionano gli animali che meno producono gas nocivi all'ambiente, riducono l'effetto serra. È una cosa veramente grandiosa. Si stanno facendo dei lavori importanti grazie alla ricerca. È chiaro che c'è bisogno della ricerca, il rapporto costante con le università, e questo lo fanno un po' tutte le associazioni allevatori. Facendo questo, anche qui si selezionano gli animali che meno producono gas nocivi. Quanti cittadini sanno questo? E questo è bene, e mi rivolgo anche alle organizzazioni sindacali, che venga detto con forza questo, perché questo è fatto. Altro modo per selezionare a favore in un modo sostenibile. Si seleziona un po' tutte le associazioni adesso, si selezionano per la longevità degli animali, si tengono gli animali che durano di più, che hanno una carriera produttiva più lunga. E da cosa deriva questa carriera più lunga? Anche dalle condizioni migliori di allevamenti. Non ci sono sempre meno, ci sono gli allevamenti intensivi, qua in provincia di Trento ce ne sono proprio, si contano sulle dita di una mano, ci sono animali estensivi, animali che vivono in allevamenti estensivi, animali che vivono meglio, e quindi anche in questo caso qua si va verso un'agricoltura, una zootecnia in sintonia con l'ambiente. Anche qui animali più longevi vuol dire che c'è bisogno di meno animali da allevare per la quota di rimonta, vuol dire meno animali che consumano, che producono, che consumano acqua e che producono gas nocivi. Sono tutte azioni queste fondamentali ai fini di questa sostenibilità ambientale, anche ai fini di questo ruolo positivo della zootecnia ai fini di questo. E poi io qua vedo il sindaco di Pinzolo, che ogni tanto ci vediamo, soprattutto nella stagione estiva. Non si può dimenticare in Trentino e in Varendena il ruolo importante, fondamentale, di rapporto positivo della zootecnia con la conservazione dell'ambiente, con le malghe della Varendena. E qua bisognerebbe aprire un altro capitolo. Ma della Varendena, ma come di tutte le altre valli in Trentino. E anche qua, animali che vanno in alpeggio, animali in grado di andare in alpeggio, a parte tutti gli effetti positivi sul turismo e su tutte queste cose qua, che non è questa la sede per soffermarci, vuol dire comunque animali che garantiscono una gestione positiva dell'ambiente, quindi una gestione positiva delle acque meteoriche e di tutto il resto. E anche in questo caso qua vi rendete conto di quanto è importante il ruolo della zootecnia. Questo per dire che anche attraverso il miglioramento genetico si può far tanto, ma qui in questa serie ho voluto rimarcare quello che si sta già facendo, perché è giusto dirlo e perché posso assicurare che in pochi lo sanno. Per cui io
chiudo con questo, ringraziando voi per aver dato il modo di poter parlare anche di queste cose e anche in prospettiva continuare a parlarne, perché è fondamentale, e anche dire ai cittadini trentini che con gli agricoltori trentini e anche gli allevatori trentini possono stare tranquilli. Grazie per l'ospitalità. Grazie mille, grazie per questa anche una ulteriore come dire, sfumatura che fa capire quanto questo bene così prezioso come l'acqua può essere salvaguardata anche con azioni che non si avrebbero mai come dire, riferite alle classiche azioni che si fanno sulla conservazione della biodiversità e della sostenibilità. Ora abbiamo il contributo del presidente di Confindustria Manzana, che ci ha inviato un video. Prego. Buongiorno, è un piacere intervenire ancorché in un breve videomessaggio a questo vostro importante convegno, dal titolo, a mio modo di vedere, particolarmente impegnativo. L'acqua, come accumularla, conservarla, utilizzarla, gestirla in modo sostenibile. Non è in alcun modo banale. Stiamo parlando del sesto goal dell'agenda 2030, dell'agenda ONU 2030, che prevede l'acqua pulita ed igiene. Ecco, vale forse la pena ricordare che l'acqua e in qualche modo gli idraulici hanno risolto più problemi sanitari degli ospedali, degli antibiotici, delle vaccinazioni. E questo a dire quanto sia importante, no, poter fruire di questo elemento naturale in quantità adeguata, ma che sia una risorsa finita. È una certezza, e che la si debba gestire al meglio è un'altra grande certezza. Allora dobbiamo riflettere su una dispersione che va tra il 40 e il 50% dei nostri acquedotti nei luoghi dove abbiamo più problemi la dispersione è addirittura maggiore. Si valuta in circa 50 euro per abitante per circa 4 anni l'investimento necessario per la messa a punto di sistemi idrici adeguati alla nostra popolazione. Altra cosa che vale forse la pena ricordare è il fatto che il 28,4% della popolazione italiana non si fida dell'acqua che abbiamo al rubinetto. Ecco, nel nostro Trentino questo è solo il 3%. Anche perché abbiamo 7,3 milioni di cittadini non connessi a sistemi fognari, per cui immaginando un ciclo dalla fonte al mare è necessario anche immaginare una gestione della depurazione con sistemi sempre più tecnologicamente sempre più avanzati e sempre più performanti. Peraltro dobbiamo riscontrare che oltre il 92% dei chilometri di costa del nostro paese sono assolutamente di eccellenza. Cosa dire in relazione al cosa si può fare e al perché è necessario investire nei sistemi idrici? Si valuta che il 90% dei pericoli naturali siano connessi all'acqua, e allora credo che sia assolutamente il caso, no, di iniziare con una politica di investimento anche nel nostro Trentino e nelle nostre valli, una politica di attenzione non a quello che potrebbe essere, no, un
un effetto anche legato al più grande, più globale cambiamento climatico. Ecco che allora intervenire nella messa a punto, no, di argini, la risoluzione, la manutenzione di rii è un qualcosa che risolve, no, ex ante le emergenze e i disastri naturali. Io vorrei fermarmi qua, non ci sono soluzioni se non che l'impegno di tutti nella gestione di questi sistemi molto, molto complessi, no? Ma soltanto attraverso l'impegno di tutti, attraverso l'impegno dell'industria, dell'agricoltura, no? Di un corretto utilizzo dell'acqua potabile, no? Noi potremo affrontare e risolvere problemi che via via diventeranno sempre più importanti. Ecco che allora credo che immaginare investimenti in termini preventivi sia la soluzione. Non so quanto si possa gestire, no, lo stoccaggio dell'acqua, ma quanto sicuramente si possa risparmiare e prevenire catastrofi, credo che questo noi lo si possa e lo si debba fare. Auguro a tutti voi un buon lavoro e anche sono particolarmente interessato ad avere le conclusioni del vostro convegno. Grazie e buon lavoro. Grazie anche al Presidente di Confindustria perché ci ha dato un altro importante punto di vista di questa risorsa come l'acqua. Ormai il tempo è agli sgocci, siamo alla fine, ma abbiamo pensato magari di porre alcune domande che sono arrivate. Non riusciremo a farle tutte, ma alcune riusciamo forse a proporle. Ne abbiamo una per il sindaco Cereghini, che fa riferimento alle tensioni che sono emerse nel recente passato quando c'è stata la richiesta di acqua dalla Val di Non nella Val di Sole. E quindi fa evidenza di come è possibile riuscire a trovare il corretto approccio per avere un giusto rapporto tra chi ha bisogno di acqua e chi invece ne ha a disposizione. C'è un metodo, secondo lei, che potrebbe essere quello su cui basare queste necessità e queste richieste, oppure si deve arrivare a qualcosa di diverso? Grazie. Sì, non è una domanda semplice, ovviamente, perché al di là delle polemiche, la problematica la conosciamo bene o male tutti. Io ho parlato alla fine, quando parlavo di consapevolezza all'interno dell'amministrazione, di andare oltre il proprio comune. Ecco, è evidente che un ragionamento trentino su come si può lavorare in sinergia per risolvere le tematiche e le difficoltà di alcuni territori, soprattutto di quelli che hanno bisogno di necessità impellenti di acqua in certi periodi dell'anno, vedi a scopi agricoli come la Val di Non. Certo, credo che il ragionamento non deve essere fatto imponendo delle scelte per, diciamo così, avvantaggiare un'economia o un settore a discapito di un altro. Credo che tutti devono fare il proprio per contribuire all'economia dei territori vicini. Questo è fondamentale. Credo che la partita che è stata tirata in ballo della Val di Sole e della Val di Non possa essere risolta e debba essere risolta. Ci sono delle condizioni per poterlo fare. È evidente che tutti noi amministratori o imprenditori, perché qui si parla anche di imprenditoria, perché l'acqua che fa economia, dobbiamo fare qualcosa e a qualcosa dobbiamo rinunciare. Quindi questo è fondamentale, perché se vogliamo per una volta far valere la nostra autonomia, la forza della nostra autonomia, dobbiamo lavorare assieme. Si dice tante volte, o si butta lì questo ragionamento del lavorare assieme. Credo che su partite come questa bisogna veramente fare un ulteriore sforzo e mettere da parte gli interessi locali. Già che è qui al tavolo, le faccio un'altra piccola domanda che è arrivata, velocissima anche questa probabilmente, in merito alla vista la necessità di fare dei bacini in alta quota. Dal punto di vista amministrativo, quali potrebbero essere i problemi ambientali, visto anche l'atteggiamento non sempre, come dire, di approccio favorevole da parte degli enti ambientalisti, che vedono ogni intervento, come dire, una forzatura rispetto all'ambiente che vanno a modificare?
Allora, io nella mia seppur breve esperienza da sindaco, sono sindaco dal 2015, ho già avuto sul mio territorio due infrastrutture dal punto di vista dei bacini di accumulo, che è il laghetto di Montagnoli su Campo Carlo Magno e quello su Aldos del Sabion per Pinzolo. Iter progettuali lunghissimi, non c'è dubbio, per poterli realizzare. Oggi io posso dire, ma lo dico con consapevolezza, che sono stati fatti interventi anche dal punto di vista ambientale e paesaggistico molto belli. Allora, è evidente che lì c'era dietro un aspetto puramente impiantistico collegato all'efficienza del sistema pista impianti, quindi dello sfruttamento della capacità di innevare in poco tempo. Oggi capiamo quanto è importante questo tipo di iniziativa, vedendo l'inverno di quest'anno, un inverno che doveva essere la ripartenza senza acqua, eravamo tutti morti. Quindi è un'economia che è per tutti. È evidente che oggi possiamo dire questi bacini di accumulo in quota, perché la quota, siccome il sistema idrico non è altro che un vaso comunicante, è inutile che ci diremo dal punto di vista idraulico, è questo fondamentalmente, no? Ecco, noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che questi bacini che oggi servono sostanzialmente l'innevamento programmatico per quello che riguarda l'inverno, saremo in grado di utilizzarli? Perché questo Pinzolo vive di due bacini, che come già ho detto prima, i serodoli, per dare ai nostri ospiti l'acqua. Saremo in grado di sfruttare questi accumuli nella duplice veste per l'innevamento, ma in prospettiva futura anche per l'acqua? Perché quando servirà l'acqua, dall'alto possiamo portarla in basso. Io dico sì. È evidente che ci sono costi di investimento molto importanti, ma se siamo capaci di razionalizzare i costi, gestire bene il territorio e fare progetti sostenibili, penso che potremo fare progetti che siano così sposati non solo dall'economia di settore per cui viene utilizzata, ma anche da chi sull'ambiente fa delle battaglie, ma le battaglie sono queste, le abbiamo detto oggi: salvaguardare, preservare e razionalizzare, e deve essere per tutti. Grazie infinite. Grazie a voi. Non so se c'è la collegata l'assessore Zanotelli, perché sarebbe arrivata una domanda anche per lei, una delle ultime, che fa riferimento anche un po' a quanto accennato prima da FEM in merito alle derive. Quindi la necessità di dover rispettare zone di rispetto per eventualmente l'inquinamento delle falde, e con una puntualizzazione in merito proprio alla situazione dell'asta dell'Adige, dove abbiamo spesso molti canali che servono per il deflusso delle acque. A volte nel tempo sono frequentemente non bagnati, quindi senza acqua, ma deve essere comunque rispettata una distanza di rispetto. Questo rischia di compromettere la coltivazione di una serie di una superficie piuttosto ampia, e quindi c'era da capire se questo vincolo può essere superato in qualche modo, o comunque possa essere dato un utilizzo diverso di questi territori al fine di evitare un esproprio senza alcun ristoro. Allora, spero mi sentite. Sì, prego, prego. Grazie. Allora, questo è un tema molto complesso, la cui risposta, mi sento di dire, va affrontata su altri tavoli. Noi peraltro abbiamo già fatto diversi incontri anche con i sindacati agricoli su questo tema, essendo una questione che riguarda non solo l'aspetto acqua, ma anche l'aspetto della pulizia di questi canali e l'aspetto idraulico collegato anche al lavoro e all'operato del servizio bacini montani. È una caratteristica e un tema che è stato sollevato anche in passato in più occasioni, dove si è sempre avuta una posizione chiara su questo. Sappiamo che ci sono delle norme che dobbiamo rispettare, sappiamo comunque che ci sono delle distanze da dover mantenere proprio per evitare anche l'inquinamento appunto dell'acqua stessa. Ribadisco che però su questo, e i sindacati agricoli lo sanno, ci sono stati diversi incontri sui quali peraltro il mondo agricolo, se non ricordo male, su questa tematica ha assunto una posizione abbastanza comune, e quindi se ci sono delle questioni più puntuali io sono disponibile ad affrontarle, ovviamente con appuntamenti dedicati anche a chi questa lo domanda l'ha sottoposta, perché la questione è più ampia, è trasversale, riguarda diversi settori, ma allo stesso tempo riguarda anche aspetti tecnici e contrattuali in essere con la provincia. Grazie assessore della sua disponibilità, e ne approfitto per fare un'altra domanda veloce, dove ci chiedono se la realizzazione dei bacini è possibile finanziarla attraverso il PNRR, oppure se devono avere canali di finanziamento diversi.
Innanzitutto, su questo tema di finanziamenti complessivi mi piacerebbe capire di quali progetti si sta parlando prima di ragionare sulle risorse. Abbiamo appena parlato di un sistema strutturato, un sistema che deve lavorare insieme per individuare i progetti migliori per il territorio. È chiaro e indubbio ed evidente a tutti che oggettivamente i costi comunque per realizzare un bacino sono dei costi molto importanti. Ci si muove sia sui canali che sono resi possibili a livello nazionale, ricordandoci sì che inizierà una nuova programmazione, come dicevo prima, 23-27, ma dove c'è da fare un ragionamento molto importante su dove destinare le risorse e come destinarle. Quindi non è solo un aspetto economico, ma anche un aspetto organizzativo, di visione e di come questi progetti si vogliono portare avanti per il settore dell'acqua. Sarebbe interessante, ma capisco le tempistiche, anche rispondere a qualche intervento che questa mattina c'è stato sul tema acqua, dove io personalmente ho una visione un po' diversa rispetto a qualche relatore che è intervenuto sul sistema complessivo. Non dobbiamo autoincensarci, non dobbiamo ragionare su dati del passato, dobbiamo guardare al futuro consapevoli delle sfide che ci spettano, ma mettendo da parte anche qualche ragionamento che a parere mio ha ostacolato anche in alcuni progetti uno sviluppo proprio di sistema, di comparto, di territorio, e questo secondo me non va affatto bene. Bisogna ragionare con tutti i soggetti che fanno parte di questo sistema responsabilmente. Ognuno sì per il proprio ruolo, ma con la consapevolezza che non viviamo più nel 1700, siamo nel 2022, e quindi tematiche come l'innovazione, la tecnologia, un'organizzazione strutturata e seria possa portare soltanto benefici al nostro territorio, affiancati da progetti di ricerca. Si nominava prima il sistema sovrachioma, che è uno dei progetti sui quali c'è forte attenzione in questo momento, che sono significativi per l'efficientamento, per la competitività del sistema e per l'immagine e la promozione del territorio. Quindi va sommata tutta un'analisi, una serie di fattori che effettivamente devono avere sempre di più delle ricadute positive per l'intero Trentino e l'intero sistema agricolo. Sua risposta, speriamo di avere un'altra occasione per poter approfondire ulteriormente questi argomenti che oggi hanno soltanto sfiorato probabilmente l'interesse un po' generale di questa visione necessaria per tutto il nostro territorio. E siamo in chiusura, abbiamo ormai superato tempo e limite. Prima di dare la parola al Presidente per la conclusione, volevo ringraziare tutti voi che ci avete seguito fino adesso, ringraziare anche chi è intervenuto e ovviamente la Federazione Provinciale dei Vatturi per averci ospitato. Grazie. Prego, Presidente. Ma eccola qua, limpida, pura, per tutti, speriamo. Credo che anche la sua gestione debba avere queste caratteristiche di trasparenza. Abbiamo affrontato oggi un tema complesso, come l'ha definito, e impegnativo, come l'ha definito il dottor Malzana. Ma non era sicuramente il nostro obiettivo quello di risolvere il problema, ma piuttosto quello di coinvolgere, di far vedere all'opinione pubblica che il settore agricolo, ma non solo, anche le amministrazioni, anche la provincia, anche le attività industriali, anche il turismo, tutti stiamo lavorando per la sostenibilità e per avere un ambiente che sia più pulito, ma anche più funzionale e al servizio di tutti quanti noi. Quindi io ringrazio tutti i relatori innanzitutto, presenti e collegati, ma ringrazio anche tutti voi che siete stati incollati al video per più di 2 ore, e so quanto è faticoso, e visto che ci confrontiamo molte volte in questo modo, e quindi doppiamente grazie e buon proseguimento di giornata a tutti quanti.